Lo ridico, Eugenio Scalfari, Roberto Benigni. No, facciamo il giro, un momento di... Ah, bellissimo. Allora, io sono qua. Oh, questa è mia. Ah, non finisce bene. Scaffale sinistro, Roberto Benigni. Che piacere, finalmente dopo due telefonate. Dopo due telefonate, intanto è vero, grazie per il numero del teatro pieno, i sondaggi lo davano vuoto, ci devono essere stati dei brogli, sicuramente. Sono davvero lieto del San Carlo pieno, una gioia bellissima è che di partecipare alla Repubblica delle Idee a Napoli, che è una cosa bella, ne parlavo con Ezio Mauro, in questo momento di crisi tra l'altro le cose sono state un po' così, l'anno prossimo la si terrà a Venezia, che c'è più movimento, abbiamo deciso di organizzare, ne vengo proprio da là, cioè, c'è un movimento, tutti che lavorano, procure, cose, non sanno cosa, gente che scappa per strada, che li rincorre, Galanco, no, non è lui, che ti... e stanno costruendo questa nuova grande opera che è un nuovo carcere, bellissimo, che è senza il carcere Venezia sprofonda. Grazie di avermi invitato per un momento nazionale, ma questa è una cosa bellissima. Grazie. Allora, abbiamo cominciato qui a San Carlo giovedì sera, prima della lezione di Ezio Mauro della lettura di Baricco, ricordando Massimo Troisi, di cui qualche giorno prima ricorrevano i vent'anni della scomparsa. Ricordo un altro anniversario importante, Eugenio Scalfari. Questo nostro incontro sarà un incontro, voglio dire, giocoso, eh? Giocoso non del tutto, perché sotto ci sarà, ma è quella costruzione del carcere che hai detto, però io oggi voglio ricordare, questo non è giocoso, la morte di Enrico Berlinguer. Purtroppo è il programma che abbiamo ancora da adempiere.
ma lui mi disse nell'81 e fece il possibile perché questo avvenisse. E poi l'ultima cosa che voglio dire, perché non sto qui a fare la storia di Berlinguer, visto di nuovo la morte in quel film che ha fatto Walter Veltroni, che è spaventoso perché lui era già morto e la volontà di essere il leader del PC lo obbligava a terminare il discorso, mentre la folla diceva parte la mia. L'altra cosa che voglio ricordare di lui è che nel 77 io gli feci una delle interviste, lo feci con lui, e gli domandai: ma lei che cosa ha a che fare ancora con Lenin? E lui mi rispose: io con Lenin non ho più quasi niente da vedere, a che vedere. Perché Lenin, dopo aver detto che era marxista, eccetera, eccetera, diceva cosa che Marx non aveva mai detto, disse lui. Lui diceva che c'è un momento in cui c'è la dittatura del proletariato, dopo la quale comincia il comunismo, che abolisce lo Stato, abolisce la felicità ai cittadini, ma prima e finché deve durare c'è la dittatura del proletariato. Allora io, Enrico Berlinguer, e il Partito Comunista Italiano non vogliamo nessuna dittatura, nemmeno del proletariato. Noi vogliamo soltanto la democrazia. Questo è stato Berlinguer. E questo mi piacerebbe che tutti ricordassero. Non è più tanto attuale la questione morale, mi verrebbe dire. No, passata. Effettivamente siamo andati oltre, o forse andiamo nella tradizione. Adesso diciamo continua la grande tradizione italiana invece. Io ho proprio notato, ad esempio, siamo qui al San Carlo, che è un teatro davvero rigoglioso, storico, uno dei nostri fiori all'occhiello, dove si sono fatte le cose più belle da Rossini. Col Guglielmo Tell, il Nabucco di Verdi, la Norma di Bellini, tutte grandi opere appunto che sono state fatte, e nella tradizione continuiamo con queste grandi opere, diciamo abbiamo l'Expo di Greganti Frigerio, abbiamo diciamo il Mose di Galano, insomma delle musiche, insomma sono delle grandi opere che seguono diciamo la nostra tradizione, quindi siamo dentro. E poi che l'altro ieri hanno fatto i pagliacci. I pagliacci, la tradizione delle grandi opere, siamo sempre nella tradizione. E in più stavo vedendo di fare attenzione invece da un punto di vista sociale, addirittura giudiziario, che ho notato lo scandalo del Carige, la Cassa di Risparmio Genova e Imperiali a Genova in Liguria. Poi abbiamo tutta la storia di Torino, della giunta della regione a Torino. Poi abbiamo l'Expo Milano, il Mose a Venezia, dico tutta malamita organizzata, tutta al nord, dobbiamo stare attenti che non scende al sud. Preservare il sud dalla malavita e dalla mafia e da tutte le cose organizzate, perché ho sentito già al sud gente che vuole l'associazione e non voglia avere a che fare con quelle che bisogna preservare. Ho visto tra l'altro Galan, se le accuse verranno confermate, che lo diremo sempre per sicurezza, se le accuse verranno confermate, ho notato tra l'altro che prendeva 100.000 euro al mese pagato, quindi era una cosa pagata, in più non denunciandoli perché sono fondi neri, diciamo sono neri, risultava che guadagnava poco, ha preso anche gli 80 euro a maggio di lei. Galan a maggio ha preso 100.000 e 80 euro. Perché Renzi ha detto devono andare a casa e li prendiamo a casa.
ci hanno detto però la parola, devono andare in galera. Anche se volevo dire, no, è terribile quello che ho detto, non voglio vedere in galera nessuno, nemmeno il peggiore dei malviventi è l'ultima cosa al mondo. Però la legge ci rende liberi, c'è la legge, sono talmente deboli e vili che non hanno nemmeno la forza di rispettare le regole. Ciò che contraddistingue questa cosa della corruzione è che sono gli ultimi, ma non gli ultimi che diventeranno primi, gli ultimi che rimarranno per sempre ultimi. Sono una cosa terribile. Quindi non devono più fare politica, ma devono andare a casa, perché andare a casa, ma devono andare in galera e restituire i soldi. E sono soldi. La giustizia, ne parlo della giustizia come ciò che rende liberi, la giustizia proprio nel senso più alto del termine, non quella di quello che vuol vedere la gente, che è davvero l'opposto del mio cuore, credo, anzi del nostro cuore. Ma io mi permetto di usare un minuto in più, poi la mia gioia è sentirti parlare. So che io sono venuto apposta per sentir parlare di te e poi dirò il perché. Il perché. Però io prima che se ne vada questo momento, che spero duri tanto, che mi piace tanto essere accanto a Eugenio Scalfari, io dico ragazzi, detto Eugenio, ma perché vuoi fare questo incontro? Dice, se lo chiede l'Europa, dico, se lo chiede l'Europa ce lo chiede a Scalfari. Allora l'ho venuto qua perché dobbiamo andare sulle elezioni europee. Ora la coppia mi piace guardare accanto a lui, non potete sapere quanto. Già qui così a me. Non giù la mano. No, me lo devi far immortalare questo momento. Se c'è un telefonino, vorrei fare un selfie con Scalfari. No, un selfie con Scalfari che sarebbe uno Scalzi. Se ci puntiamo come agli Oscar con tutti quelli famosi, guarda, però questo se lo mandiamo sul Twitter di Repubblica fa 2 milioni di mi piace. Facciamo uno scalfi. Attenzione, che è il primo scalfo della storia, dobbiamo... Ma glielo ho detto, finisce male. Ah, dall'alto il basso. Ma quello... non farà lui. No, lo scalfo deve essere fatto da... Cioè, gli ultimi tre che ha incontrato sono stato Renzi, Napolitano e il Papa. Dico, ora incontrare questi, avete avuto... E non mettere insieme cose diverse. Però col Papa ha avuto questo colloquio che hanno parlato di Dio, poi il Papa è rimasto solo con Dio e hanno parlato di Scalfari. No, perché volevo dire, aspettate, vi ricordate, sembra un po' Dio, visto quello della Cappella Sistina, no? Voi vi ricordate all'inizio la Repubblica, all'inizio negli anni 70 e 80, il lunedì non usciva perché la domenica Scalfari si riposava. Adesso ha ripreso. Sembra veramente il dio della Cappella Sistina. Se vuoi ti faccio la dama io, guarda. Che bellezza essere qui con Scalfari, sono quelle cose da fine del mondo, sai, dice, in America un presidente nero, due papi vivi nello stesso momento, Benigni e Scalfari si incontrano, il PD al 41%, quelle che lui dice, ma che è? Oh, 41%, il PD non l'ha preso neanche alle primarie del PD, pensa di che, una cosa incredibile, allora, vabbè. Senti, eri così spaventato di questo incontro, è passato? Ma io spaventatissimo, perché ora si sta parlando, è quando... Mi ha detto gli argomenti, Eugenio, dice, parliamo, minimo era tipo una cosa, insomma, tu conosci i suoi libri, l'Oscar Mondadori, c'è Scalfari, un libro straordinario, La passione dell'etica, sono andato in libreria, sta Scalfari, sta tra Sartre e Schopenhauer, insomma, volevo dire, io sono andato a leggerlo,
e dice delle, c'ha veramente una passione dell'etica. Il suo racconto autobiografico è un capolavoro, di fatto della sua vita è un capolavoro. È uno che fa un quotidiano e fa la Repubblica, un settimanale fa l'Espresso, tocca una cosa, capito? In più ha influenzato il pensiero, la mia generazione, influenza, per esempio, due domeniche fa quando c'è stato le elezioni, lui, mi ricordo il suo domenicale, era intitolato, vi ricordate, non amo Renzi, però lo voterò e vi spiego perché. Il 41% se scriveva amo Renzi, prendeva il 90%. Meno male che ha scritto così, siamo fermati. Oramai sono percentuali, addirittura in Bulgaria quando vincono dicono percentuali renziane. Quindi capito, stare accanto a Eugenio, è un maestro del pensiero. Ma io... Oggi ti ha dedicato anche un pezzetto dell'editoriale domenicale. E infatti quando l'ho letto ho detto vabbè, ma mi hanno portato un altro giornale, deve essere no, un... Ma io ho detto che spiegavo il perché, se me lasci dire... No, no, però il pericolo di Roberto è questo. Allora... Lui, io dico, non mi interrompere. Allora, sarò breve. Lui conosce a menadito Dante. Conosce benissimo la Costituzione. Conosce perfettamente, non solo lo è in grado di dirlo a memoria, ma perfino di cantarlo, l'inno di Mameli, che è bizzarro l'inno di Mameli, perché dice dov'è la vittoria si sciolga la chioma. Quale vittoria? Stanno prendendo un sacco di botte in quel momento, quando lui scrisse l'inno. Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Dov'è? E guerra abbiamo perso. Vabbè, dov'è? Comunque, dov'è la vittoria? Allora, lui conosce in più, mica basta questo. Lui conosce Machiavelli benissimo, tanto che ieri quando io gli ho detto Machiavelli dice il fine giustifica i mezzi, lui mi ha detto non è vero affatto, non l'ha mai detto, e mi ha dato la documentazione perché sembra, ma... Allora, io ho pensato a lungo, io amo molto, devo dire, Giorgio Napolitano, amo molto. Penso che quando se ne andrà, perché lui ha detto che quando compie 90 anni, che mi è dispiaciuto, perché siccome io l'ho già compiuto, sembra che quando uno compie 90 anni è diventato me. Insomma, vabbè. Allora, quando compie 90 anni, il che avviene tra pochi mesi, lui comunque se ne va. Se riesce ad arrivare a quella... Vabbè. A quel punto noi dovremo scegliere qualcuno che conosca la Costituzione, l'inno di Mameli, Machiavelli. Allora, io, siccome ieri ci siamo un po' messi d'accordo su quello che dovevamo dire, anzi io qua ci ho scritto un memorandum delle cose che, ecco, però ho già capito che non serve a niente sto memorandum. Quindi, allora, niente memorandum, ma gli ho detto, guarda che io ti propongo, e del resto non è la prima volta che lo faccio, un giorno l'ho anche scritto, molti mesi fa, l'anno scorso, su Repubblica. L'ho scritto quando, io mi ricordo e temevo che succedesse la stessa cosa, speriamo di no, lui prese in braccio Berlinguer, ve lo ricordate? Ecco, dico, metti che gli viene l'idea di prendere in braccio a me, questo cerchiamo di evitarlo, ecco. Allora avrei dovuto, per la legge dell'incontrario, prenderlo in braccio io non ce la faccio a pigliarlo in braccio. Ecco, quindi, allora... Io scrissi questa cosa qui, che tu eri il Presidente della Repubblica, secondo me, dopo Napolitano. Ma sapete, no, voglio dire una cosa, ci fu gente che mi telefonò dicendo bravo, che idea, facciamo così, ecco. E poi però ci fu anche gente
mi dispiace dirlo, erano di più, quelli che mi dissero, mi tolsero il saluto. Ecco, però io lo ridico. Ma non per scherzo. Non avevo mai detto di questi che ti tolsero il saluto. Ma ho telefonato in tanti, mai saputo della... Comunque siamo sempre dentro la parte comica, vedo. Vediamo quando entriamo nell'argomento quello che noi dobbiamo... Riscrivere il paese, l'argomento. Riscrivere il paese, quindi riscrivere l'Italia, una maniera questa proprio di qui, insomma, per far ripartire tutta la nostra... E chi meglio di Scaffari potrebbe darci un'indicazione, no? Adesso dico, è un paese l'Italia, noi lo diciamo sempre, diciamo che io rimango impressionato, se vogliamo fare un discorso serio non ci riusciamo proprio, insomma, da Presidente della Repubblica, ecco, se vogliamo fare un discorso, diciamo in questo momento in cui ci sono questi venti di destra forti, no? In queste ultime elezioni europee che ci sono state, sono stato così contento io di questa vittoria che c'è stata in Italia. E del fatto che l'Italia, stavo dicendo, è il paese del miracolo, diciamo, perpetuo, una cosa che resistiamo a tutto in una maniera, ma non dice tutti i popoli, no, specialmente il nostro, non faccio un discorso, diciamo, di... Infatti guarda che rinascimento, risorgimento. Questo l'abbiamo provato tanto. Sì. Tu dici riparte, è vero, hai ragione, rinascimento, risorgimento, ma la rinascita, la risurrezione, abbiamo insomma tutto qua, anche il cristianesimo, proprio la ripresa di qualsiasi cosa è stata, e questo è il paese perpetuo, è stato il miracolo, ma dalla disgregazione da lontano, se voi pensate alla disgregazione dell'impero romano, della Repubblica Romana, a tutta la crisi del Mediterraneo nel Medioevo, all'invasione barbarica, all'invasione austriaca spagnola, all'invasione di qualsiasi tipo, da Federico II a Carlo V, a Carlo d'Angio, che ci hanno preso, fino ad arrivare al XX secolo, abbiamo sopportato le due guerre mondiali, il ventennio fascista, abbiamo sopportato la lacerazione del settembre 43, gli anni di piombo, abbiamo sopportato i due shock petroliferi del 73-79, che siamo stati di modello a tutta l'Europa per la ripresa, a tutta l'Europa. Beh, un popolo voi, e se vi faccio l'elenco, ora questi sono momenti che, volevo dire, nessun'altra nazione ha avuto durante gli anni bui, per cominciare da lontano, stiamo a parlare di Dante, già noi, San Benedetto da Norcia, è un santo che io mi levo sempre il cappello, e non a caso è patrono dell'Europa, sto parlando dell'Europa, con aggiunta di una parola, labora, ora et labora, che a volte lo prendiamo in giro, il lavoro era considerato prima una punizione divina, quindi non lavorava più nessuno, l'ha rivalutato dicendo che chi lavorava continuava l'opera di Dio, che è la verità, quello che crede oggi la fede, ed ha mandato dei fraticelli in giro per tutta l'Europa dove non c'era più niente, né c'era architettura, agricoltura, scienza, medicina, nulla. Era la fine del mondo, un fraticello italiano ha mandato in giro dei fraticelli a ricopiare, ha salvato letteralmente la cultura occidentale, ma tutta, non smetto mai di dirgli grazie. Dopo noi abbiamo dato la vita a proteggere l'Europa durante la battaglia di Lepanto nel 1571, che erano tutti italiani sotto gli insegni veneziani. Dopo abbiamo inventato, sentite un po', tutta la modernità, abbiamo inventato la logica nella filosofia con la scolastica, prima volta che si parla di Dio con la logica, che ha influenzato il pensiero tedesco e tutta la filosofia moderna fino a Cartesio. Abbiamo inventato il femminismo, lo sapete che è la prima volta, tutto documentato, in cui le donne possono dire sì al matrimonio, è durante il Medioevo, quando un papa, non ricordo il nome, mi potete dire perché non ti sei informato, non me lo ricordo, un papa ha deciso che siccome la Madonna aveva detto di sì a Dio, le donne dovevano dire di sì, il primo sì delle donne che viene dall'adorazione della Madonna. Abbiamo inventato la psicoanalisi con la confessione, che poi tutti i movimenti di autocoscienza, obbligatoria una volta all'anno e poi una volta al mese, poi andando avanti con tutti i movimenti di autocoscienza e di esame di coscienza arriva fino a Freud, documentato. Abbiamo inventato la democrazia, la laicità, unico luogo al mondo dove era possibile essere chierici e laici, università, insegnamento unico, tutte le modernità vengono da quel periodo. Banchieri fiorentini, senza praticamente una lingua, uno stato, hanno inventato la finanza, abbiamo prestato a tutti gli imperatori, papi e re del mondo,
d'Inghilterra Edoardo II ci deve ancora milioni di fiorini, non ce l'ha mai dati, voglio vedere quando ce li ridà. Aspetta, la laicità abbiamo inventato nel Medioevo, è l'unico luogo dove hanno diviso. Dante per esempio non gli è mai passato per la testa di essere prete, era un intellettuale laico, non esiste da nessuna parte del mondo. Giotto, un pittore moderno laico, Boccaccio che ha vissuto a Napoli, un intellettuale laico, non c'era nel mondo, e l'abbiamo inventato fino a fare quei movimenti che arriveranno, sfoceranno nei grandi liberali dell'Ottocento e inventeranno la democrazia. Ma nasce da lì, dall'Italia nasce. È venuto fuori negli anni 30 una cosa impossibile, prima che Eugenio mi può aiutare, inconcepibile prima, è nata proprio lo Stato sociale. Gli uomini migliori si sono messi insieme. Perché non si mettono insieme gli uomini migliori invece di quelli peggiori, come si fa adesso? Gli uomini migliori hanno dato luogo ad una cosa sulla quale prima non ci si pensava neanche, un miracolo, un grande miracolo, sono nati stati complessi, dove è stato inserito il popolo senza violenza e repressione, le costituzioni, le democrazie moderne. Questo adesso non c'è più la lotta contro capitalismo e comunismo, fascismo e altre cose, c'è la lotta contro la paura. I partiti della politica e della paura sono quelli che vogliono distruggere tutto adesso, e i partiti invece che cercano, appunto con lo Stato sociale avanzato, di, diciamo così, portare avanti il bene comune, l'obiettivo comune. Ma tutti questi grandi principi e grandi vengono proprio da quel periodo là che abbiamo inventato noi. Tutte queste cose che ho detto sono una cosa impressionante, abbiamo dato al mondo, abbiamo dato tutto per l'Europa. E mentre alla fine del 400 un italiano scopriva l'America, e di lì a poco un altro le avrebbe dato il nome. Pensate un po' quante ne abbiamo date, e non vado nei dettagli, insomma, non è che mi metto a parlare della polifonia, dell'alfabetizzazione, della musica, dell'architettura, del sonetto, dell'invenzione della poesia. Avremmo delle cose che non finiscono mai, incredibilmente belle. E adesso lascio la parola a Eugenio, perché mi dà ragione. Allora io non c'ho più niente da fare. Però tu ne hai molto da fare invece. Perché, hai descritto che abbiamo inventato tutto. Sì. Che tu dicevi fare? Che anche il paese a volte del o Francia o Spagna purché se magna. Ecco, allora io dico, sì, tutto quello che hai detto è giusto, è documentabile. Perfino il femminismo gli hanno consentito alle donne, i preti, un papa, di dire sì a che? Al matrimonio, perché prima l'uomo se la pigliava la donna, che ella non poteva né dire né sì né no, decideva la famiglia, se la pigliava, esatto. Ecco, invece poi ha detto sì, ma non poteva dire no. Non poteva dire no. Allora poi tu hai detto, questo me l'hai detto ieri a me, poi ci hai ripensato e non l'hai detto, che per esempio Caterina dei Medici, è vero? Ha portato in Francia, non mi ricordo. Il bacio moderno. Ah, il bacio moderno. Si dice il bacio alla francese, in verità è un bacio italiano portato da Caterina dei Medici con Enrico IV, che lui addirittura la denunciò perché è il bacio... Quello che tutti noi adesso, però, fatto così a quell'epoca, sembrava una cosa demoniaca. Che cosa mi sta facendo? Ah, si toccavano solo le labbra. Una italiana provò a fare un'altra cosa e la stavano per bruciare, che sembrava una cosa demoniaca. Quindi, ecco. E poi invece piacque, la cosa piacque molto. E quindi andò diciamo, nella, ecco. È un'invenzione italiana, faccio per dire, come la stretta di mano, sapete? La stretta di mano è un'invenzione italiana, perché nel Medioevo c'è il saluto romano di notte per far vedere che non avevano armi, ma durante il Medioevo si fidavano ancora meno, volevano toccare la mano, e quindi nacque la stretta di mano solo per far sentire che non avevano armi nelle mani. Abbiamo inventato il senso unico tra le sciocchezze, la strada, l'igiene, la pulizia, la modernità, la gentilezza, che è la cosa più bella del mondo. È un'invenzione italiana la cortesia, la gentilezza medievale, è un dono che abbiamo fatto a tutto il mondo, che ci riguarda. Curiamola, guardate che è una cosa immensa quello che abbiamo inventato, è un tesoro. E il Medioevo porta due contraddizioni: una, perché parliamo di Dante, è proprio la diversità, la nascita dei diversi stati, nel IX secolo la Francia e la Germania, l'XI l'Inghilterra, il XVI la Spagna, e poi
l'Italia l'unico che nasce prima la cultura e dopo la nazione. Un miracolo, non è successo e non succederà mai più. In Italia c'era la più grande cultura del mondo, ma non c'era ancora una nazione. Quando sono nati gli stati, che è questa la diversità, l'unità era la religione cristiana, alla quale, anche se in Europa non l'hanno messa, ma tutti gli storici, sto parlando da storico, diciamo, sono d'accordo, che ha unito tutta l'Europa perché per dei principi comuni, la religione cristiana e appunto l'insegnamento comune nelle università. Allora questa eredità noi non la dobbiamo lasciar perdere, è un sogno, l'unità d'Europa, l'unione senza violenze, già avere messo una moneta unica senza una guerra, è un miracolo, non è mai accaduto nella storia dell'umanità. Il nostro articolo 11 della Costituzione, quello che conoscete, diciamo, l'Italia ripudia la guerra, ma nella sua seconda parte dice una cosa, sì, l'applauso contro la guerra è obbligatorio, però nella sua seconda parte dice che i costituenti consentono a limitazioni di sovranità se qualcuno ha da proporre qualcosa di meglio. La fine del nazionalismo, che è il cancro di tutti gli orrori e anche il riconoscimento di tutti gli stati del mondo, e collaborare con qualcuno che ti propone qualcosa di buono. Cedo la mia sovranità, c'è un desiderio e sembra che ci dicano che c'è una sola cosa che è vantarsi di amare la propria patria, vantarsi di amare il mondo, ce lo dicono i nostri costituzionalisti. È uno scambio d'Europa, tanti ci stanno andando, l'Europa è uno scambio di regole, di soldi, di monete, di tutte, commi, articoli, ma in realtà è uno scambio di sogni, è uno scambio di sogni. Se non ce lo rovinano, avremmo fatto noi per i nostri pronipoti il sogno più grande del mondo, non gli Stati Uniti d'Europa, un'Europa federale, straordinaria, c'è già tutto scritto, ci manca solo la volontà di farla e di svegliarci da questo sogno. Solo che se non la facciamo, passo la parola. Come Presidente della Repubblica Alberto? No, è che io sto perdendo l'idea che ho detto prima che ti riguarda, perché sentendo come arringhi le folle è venuta là, no, perché ieri abbiamo sentito un Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che è facondo, piace, a me non tanto, però no, al tempo, io ho scritto per due domeniche di seguito, a me non piace ma bisogna votarlo e ho spiegato il perché e avevo ragione, ma adesso che ho sentito lui, tu non devi andare al Quirinale, no, tu devi andare alla Presidenza del Consiglio, perché sì. Perché questo 41,8 preso da Renzi, che è miracoloso, apro una parentesi. Se lo è meritato. No, apro una parentesi. Ha preso il 41,8... 40,8. Il 40,8 e 11 milioni di voti. Veltroni, quando fece lui le elezioni da presidente, come candidato presidente del Consiglio, non prese il 41,8, il 40,8, ma prese il 34, quindi meno. Esatto. Però prese non 11, ma 12 milioni di voti. Perché? Lo sapete perché? Perché la gente adesso ha votato poco. E allora votava di più. Berlinguer, che abbiamo detto prima, quando era arrivato al massimo del Partito Comunista, ed era appunto il 34-35, prendeva 17 milioni di voti. Quindi, allora, la percentuale non dice tutto, bisogna andare ai numeri assoluti. Perché dipende da quanta gente non vota. Se tu fai il Presidente del Consiglio, tu prendi 70% dei voti. Se bastano! Hai capito? 70%. Quindi tu devi fare, ci ho ripensato, lasciamo perdere il Quirinale. Palazzo Chigi. Oh, Palazzo Chigi è quasi più bello del Quirinale. Perché il Quirinale... Ma perché tutte e due non si può?
sì, bisogna fare una repubblica presidenziale. La repubblica presidenziale. Ti dirò che l'idea di Renzi, ieri il nostro Ezio Mauro, che è il vero artefice di questo affare, capito? Io ho cercato di dissuaderlo, ho detto guarda Roberto, io lo amo molto, ma lui parla un linguaggio, io parlo un altro. Ezio ha detto voi vi dovete incontrare, ho detto per fare che? Questo lo decidete voi, io che ne so. Allora, si pensa da parte di alcuni, di cui non faccio nome, che l'Italia va verso il cancellierato. Il cancellierato, cioè nei paesi più evoluti della democrazia europea e mondiale, c'è in Germania il cancelliere. E c'è in Inghilterra, perché il Premier ha i poteri del cancelliere. Basta. Se c'è in Italia il cancellierato, io sono contento. Nel senso che c'è un potere esecutivo forte. Forte. E non so se qualcuno ha letto o leggerà magari l'articolo che ho scritto stamattina, che termina con i versi di Trilussa, ed è l'incontro di due sovrani i quali si incontrano su una fregata. Fregata c'ha due significati, uno è una nave, una fregata, e l'altro non sto a dire la fregata. E loro sì, nella parte finale che io trascrivo in quell'articolo, uno domanda all'altro come sta la regina e l'altro risponde allatta e il principino succhia e il popolo segratta e il popolo lontano rimasto sulla riva magna le nocchie e strilla evviva 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 guardando la fregata che sul mare scintilla. Non so se lo so. Allora, io sono favorevole al cancellierato, solo che vanno riscritti tutti i contropoteri, non dico la parola che mica tutti alzano, balance of power. Poteri che si bilanciano reciprocamente. Quindi se c'è un cancellierato forte ci deve essere un Parlamento ancora più forte e una Corte Costituzionale ancora più incisiva e una magistratura ancora più con riforma che la renda più veloce, più celere, ma più, sempre più giusta. No. Quindi bisogna riscrivere la Costituzione. Mi sembrano i tempi adatti a riscrivere la Costituzione adesso? Questo penso io sul cancellierato. Tu dici che c'entra. Adesso ti dico perché c'entra col discorso nostro. Perché noi abbiamo scoperto, lui e io, non siamo i soli, non siamo i primi, che l'eroe moderno, che è un mito, perché non c'è, non esiste, si chiama Odissea. Iniziativa straordinaria, volevo dire, perché... altrimenti impossibili ed incredibili, insomma, no, ora volevo dire, in più questo miracolo permanente di cui parlavo prima lo si può vedere a Napoli, io adesso sto seguendo questa cosa della città della scienza, diciamo che ancora non si sa se sta riprendendo o no, è una cosa che lo sto seguendo, è un altro miracolo straordinario di ripresa, volevo parlarne, che mi aveva colpito molto, qua è l'iniziativa di Giovanni Durante, il padre di Annalisa Durante, della bambina morta a Forcella, volevo ricordare come
un esempio di grande ricostruzione, di come si fa, diciamo, dopo un periodo di dolore che, dal quale davvero l'ho sentito anch'io così forte, dal quale non si può uscire, è riuscito a trarre fuori il miele dalla morte. Cioè a fare una, è una cosa che mi ha colpito molto, ne aveva parlato anche Roberto Saviano in un articolo che mi aveva commosso. E adesso, diciamo, riuscire a passare da questi temi, diciamo così, di cui abbiamo parlato, e anche a questa situazione italiana in questo momento della corruzione, che fa vedere proprio il gradino più basso, no? Perché oltre a tutto il resto non è così difficile ingannare il prossimo. Non è difficile, non si devono sentire furbi e tantomeno ovviamente intelligenti. È una cosa vile, davvero, è una cosa stupida e volgare. C'è una volgarità che colpisce, che non si capisce da che cosa viene fuori questa cosa. Adesso tu hai introdotto il canto dell'Ulisse, che è l'emblema, diciamo, l'emblema della... Ma l'ho introdotto perché tu cortesemente hai ricordato che io ho una profonda passione per l'etica. Profondissima, che me l'hai trasmessa. Ecco, io non ce l'ho una passione. È come il titolo del tuo libro. No, perché va bene il titolo. No, io ho una passione perché di studiare gli istinti. Sì. Che, ecco. Allora, studiare gli istinti significa cominciare a studiarli su se stesso. Gli istinti che ne so io studio i miei e li assumo come documento che offro agli altri, perché questo posso fare. Allora, tra gli istinti c'è quello della sopravvivenza e Odisseo, perché il mito si chiama Odisseo, certo, vero, lo chiama Odisseo, poi si trasforma con il nome di Ulisse. Ulisse ha degli istinti. Questi istinti nell'Iliade lo fanno chiamare in un certo modo, questo poi lascio a te di dire, sì. Ma nell'Odissea lui cambia e arriva ad essere, cioè è uno che conoscendo se stesso cambia se stesso, è lui stesso. Con l'aiuto di 5 donne. Oh, le donne, guarda, dice il femminismo comincia dall'Odissea, secondo me. Perché niente meno. Ulisse cambia con l'incontro di 5 donne. Una è Penelope, alla quale pensa sempre per tornare. L'altra è Circe, che è una maga. Che lui riesce a vincere il suo filtro e lei non lo trasforma in un animale e lui la possiede, lei si innamora di lui. La terza è Calipso, che è una ninfa di cui lui cade innamorato e lei di lui. La quinta è una dea, anzi, peggio, la quarta è Nausicaa, che è una vergine, ma lui le vergini non aveva mai incontrato. Allora Nausicaa, dopo incontra la vergine a 40 anni, lui ce n'era 40 anni che per l'epoca era un vegliardo. Ma la quinta è Atena. Atena, niente meno, siccome vedeva che il fato aveva stabilito che lui tornasse in Itaca, questo è il fatto, infatti lui torna. Gli dei, Zeus, che era il capo degli dei, doveva però obbedire al fatto, che non era un dio, era una forza cosmica, il fatto. Atena, che era la figlia di Zeus, convoca un consiglio degli dei. La convoca lei, di solito la convoca la Zeus. Lei lo convoca e accusa il padre di dire: ma tu non stai rispettando il fatto, perché
Odisseo non riesce a tornare. Tu lo fai, gli fai avere una serie di incontri e quel farabutto di tuo fratello, mio zio, Nettuno, siccome lui ha accecato il ciclope che è figlio di Nettuno, sto Nettuno che faceva una ogni giorno, dice, ma come Nettuno? Giove dice, ma io posso andare contro mio fratello, ma tu non puoi andare contro il fato. E infatti Zeus si rassegna e manda, libera Ulisse, che arriverà a Itaca. Allora, vedi che è un eroe moderno, cioè è uno che cambia se stesso perché conosce se stesso. Questo. Ecco, allora io adesso mi passo. Bello e... No, io adesso mi taccio e perché tu ci devi spiegare e poi se vuoi lo declami, ecco, ma ci devi spiegare per quale cavolo di motivo quello fa un monumento a questo qui ma lo schiaffa nel mezzo. Prima di tutto, tutti voi sapete chi è Ulisse, diciamo, ne ho parlato, è uno che lascia la moglie a casa e va con tutte le donne che gli capitano a tiro. È uno molto furbo, bravissimo a raggirare le persone, perseguitato, ha passato molto tempo nelle navi, ha avuto una storia, ha avuto una storia con una ninfa che si è scoperto era la nipote di Poseidone. C'ha sette ville a Itaca e c'ha il terrore di sentire le sirene da un momento. Questo è Ulisse. Questo è Ulisse. Adesso... No, però scusa, sai, non c'è il cane Dudù. Non c'è... Argù. Allora, tu adesso hai parlato, Eugenio. Argo, sono preparati. Argù abbiamo. Allora noi abbiamo detto, guarda la gioia che mi dà, vorrei stare qui con te, guarda tanto, e ringrazio davvero il signor Mauro per avermi invitato, faccio un omaggio alla signora Rossetti anche qua in sala e a tanti altri amici che ci sono, e dirti che a te soprattutto, sia per l'omaggio di stamani che per il fatto di essere qui con me, che tu sei abituato ad avere Calvino come compagno di banco. Con Calvino come compagno di banco c'aveva poi Ungaretti e Repidello. Una buona classe che abbiamo in Italia. Beh, vorrei vedere che effetto fa essere compagno di banco di Scalfari. Dovevano essere così Calvino e Repidello. Uno pensava, capito, sto pensando al Barone Rampante, tu vedi un giornale, lo chiamerei la Repubblica. Pensa che bellezza vera. Dunque, per entrare in ciò che hai detto tu, l'Ulisse dantesco, tu hai parlato dell'Ulisse omerico, è una cosa bellissima questa, l'Ulisse omerico è un'altra cosa, Dante addirittura non lo conosceva nemmeno, pensa un po', non aveva letto l'Odissea perché non conosceva il greco e non era tradotta in greco, in latino. Allora, l'Ulisse omerico, vedi, quei lettori dell'Odissea e dell'Iliade, sì, vivevano grandi sfide, erano grandi, però non avevano grandi dubbi, cioè erano interessati al come, ma non al perché. È l'ingresso del cristianesimo che fa venire fuori questa domanda, perché? Perché già tutto era scritto dal fato, e quindi a Dante non interessa minimamente, non è interessato alla fine, diciamo, fisica del corpo di Ulisse, non gli interessa il naufragio del corpo, gli interessa il naufragio dell'anima, che è presente nella vita di ognuno di noi in ogni momento. E al naufragio dell'anima, perché il viaggio in paradiso e in inferno è un viaggio letteralmente vero, come vuole che sia Dante, è naturalmente una metafora, ma un viaggio verissimo internos, dentro il nostro inferno e paradiso. Tutto ciò che dice Dante lo possediamo intimamente. Quel libro è davvero dentro di ognuno di noi, c'è un segreto, dobbiamo trovarlo come ha fatto Dante. Quel libro lì è l'apprendistato del mistero, c'è un mistero dentro di noi. Dante l'ha trovata ed è perché lì dentro a quel libro ci fissa proprio l'occhio della grandezza, dell'arte, ma non ci fa sentire piccoli, ci fa sentire grandi, come lui, appartenere a quella grandezza. Sai che, scusa, breve interruzione, il
Papa, tu gentilmente hai ricordato che ho avuto dei colloqui io col Papa. A un certo punto lui mi domandò, no, mi disse, l'anima sua deve ricevere la spinta per andare verso il bene. E mi disse, santità, io non credo all'anima. Allora lui mi guardò e mi disse, lei non ci crede, ma ce l'ha. Sono pieni dell'anima, non sai cosa ti perdi. Non sai cosa ti perdi. È una cosa straordinaria, ma il mondo non è che se uno non crede in Dio nell'anima e non crede più a niente, crede a tutto perché viviamo di illusioni, è tutto, non è che quello che vediamo è vero, adesso dirò, no, non entro in questo tipo, ma viviamo, è tutto, non è che ci sono alcune illusioni, è tutto un'illusione, io fra tutte le illusioni non rinuncio alla più meravigliosa, quella della nostra anima, questa è la cosa alla quale non rinuncio. Allora ti stavo dicendo, ecco, e lui è fatto bene ad interrompermi a fare questo perché è molto importante quello che hai detto. Oh, qui c'è l'aria proprio di andare, aspetta un po' che stavo dicendo. No, dicevo, lui mi ha chiesto, gli fa un monumento e poi lo è travolto, Ulisse muore alla fine, è una delle grandi fini di Dante che nessuno sa come Conte Ugolino, Paolo e Francesca, la fine nessuno la conosce e si vede che la poesia, come Lucrezio, hai voglia ai filosofi, ma la poesia arriva più profondamente di qualsiasi filosofia. Questo è, promette meno ma mantiene di più, è una cosa straordinaria. Allora, scusa, ogni tanto ti devo interrompere, perché no, adesso ho pensato non a Palazzo Chigi, tu devi fare il rettore della principale università italiana. Stiamo qui a 10 minuti, ci vado, dovete insegnare alle elementari in seconda classe. Da Quirinale sta andando, puoi andare a trovare un amico. Allora, questo Ulisse, perché lo colloca all'inferno? Allora, tu ti sarai chiesto, ovviamente, Eugenio, che sei una delle persone più colte che io conosca, come mai Dante non è che lo pone all'inferno, lo pone nel profondo inferno. Nell'ottavo cerchio, l'ottava bolgia, una cosa che noi, un tipo di peccatori che noi ormai in medievale non sappiamo neanche di che si tratta, sono i politici che operano con frode. Una cosa strana, il canto prima addirittura ci sono i ladri, un'altra cosa che in medievale, politici che rubavano, pensate cosa accadeva nel medioevo, c'è gente che faceva politica e si metteva in tasca dei soldi. Comunque, meno male che è roba medievale. Allora, quindi dicevo. Ulisse sta nel cerchio dei consiglieri fraudolenti. Allora, qual è il peccato di Ulisse? Tu hai una visione, ho visto, romantica, che è quella che diciamo ha avuto una forza per tanto tempo, che va da Tennyson a Primo Levi, fino a Primo Levi c'ha una interpretazione romantica del mito. Il Dante, l'Ulisse di Dante, vi ripeto, adesso io proverò a leggervelo, ma ripeto, è una cosa. È davvero, c'è chi ne ritiene la pagina più alta dell'umana poesia e dice una cosa precisa, a parte questa interpretazione romantica, Primo Levi, come sapete, nell'undicesimo capitolo dice questo è un uomo, si salva letteralmente, non è che l'inferno è l'antenato dei lager, è l'antidoto dei lager, la poesia eleva il cuore e l'anima oltre l'umano, ecco come ci si salva dal naufragio dell'anima, cioè perché c'è sempre davanti a noi. Cioè con la grazia che eleva il cuore e l'anima oltre l'umano. Ci sono due realtà nel canto Ulisse, una limitata e una illimitata, una umana e una più che umana. Ulisse che cosa fa? Va nell'infinito, vuole conoscere ciò che non è permesso e deve essere protetto. Dio ha messo, o chi per lui o quello che volete, io dico Dio, nella nostra mente il desiderio dell'infinito, ma ha concesso solo a se stesso di saziarlo se glielo chiediamo. Questo è l'Ulisse di Dante Alighieri. Cosa fa Ulisse? Ulisse fa un peccato di ubris, prevaricazione, eccesso, superbia, sfida all'infinito. Ha il desiderio di possedere l'infinito, che non è possibile. I marinai che incita con quella orazione picciola, considerate la vostra semenza, è l'ultima menzogna di Ulisse, sta mentendo, sono strumenti.
È una passione travolgente l'intelletto, e adesso ti dirò perché è così straordinaria e ci riguarda così da vicino. Tutti gli esperimenti che facciamo quando vogliamo possedere l'infinito, l'inconoscibile, non è un oggetto che si può padroneggiare. Dobbiamo capire che c'è un limite nel sapere e preservarlo. Non arriveremo mai al senso della fine della vita. Non ci è concesso. Questa è la cosa enorme. Dobbiamo cercare fino alla fine dei tempi. Ulisse ha il desiderio di possedere, padroneggiare l'infinito. Tutti noi lo vorremmo. Allora, quando si inventa la bomba atomica, lui mette virtute in conoscenza, virtute, quella parola, fa diventare tutto, fa crollare tutto. Ulisse separa la coscienza scientifica da quella etica e fa crollare tutto il sistema culturale dei segni, crolla tutto. È una passione travolgente che tu hai, tu sei uno di quelli, la passione dell'etica, è la passione che fa andare l'intelletto senza freni. Ma Dante vuole che l'intelletto abbia dei freni, se no non lo controlli più e si sacrificano le passioni più care. Infatti dice, né dolcezza di figlio, il figlio con dolcezza, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far vieta, vincer potere dentro me l'ardore, parola dantesca per eccellenza, sacrifica la dolcezza del figlio, la pietà del vecchio padre e l'amore, dolcezza, pietà, amore, le tre passioni immense che il nostro Signore ha messo nei nostri cuori e nelle nostre anime, che non ci stanno, talmente memorabili sono, ma lui le sacrifica e usa i suoi compagni di viaggio per attraversare, sa di violare un limite. Ulisse viola un limite inviolabile. Nelle colonne d'Ercole, bravo, c'è scritto non plus ultra, non andare oltre, non più oltre, posto da Dio. Non si può, quindi lui viola un limite ed è cosciente di violarlo. Tutta la sua navigazione è una navigazione nell'ignoto, c'è la catastrofe fin dall'inizio perché i remi, di quel, dei remi facemmoali al folle volo, è un volo folle, è un volo folle, sta andando alla catastrofe. Dante ci arriverà con altra via, ognuno di noi può trovare la sua via. Dante ce la indica, ma non dico, non è, Dante non è un prete, è un laico, ricordatelo, Dante è laico, non gli è mai passato per la testa di farsi prete, sta dicendo delle cose immense dell'animo umano. E Ulisse alla fine che cosa fa? Ecco che cosa fa, fa questo peccato di prevaricazione. Se l'intelletto corre e non c'è quella virtù, quella cosa che lo frena, sapendo che non si può possedere l'infinito e bisogna chiederlo umilmente a Dio, è un'acca alla quale non ti insisti, anche quelli che vogliono il piacere a tutti i costi ed è una rincorsa, non arriverete mai alla fine. C'è un'altra acqua che dovete cercare, che una volta bevuta vi disseterà per sempre, ma non quella là, come il pozzo della Samaritana di Giacobbe nel Vangelo, non è quello, è il canto d'Ulisse, è la testimonianza, il ritorno a quell'infinito a cui tutti noi vorremmo tornare. Perché noi la parola desiderio viene da desidera, dalle stelle, sidera, spazio siderale. Veniamo da là e là vogliamo tornare. E Ulisse che cosa fa? Fa un peccato terribile di prevaricazione, appunto, di superbia. E quindi ma non è condannato o punito da Dio, viene annullato. L'ultimo verso è finché il mar fu sopra noi richiuso e non c'è commenti. Ulisse non tollera aggiunte. Anzi, se adesso lo farò dopo questo verso finale, finché il mar fu sopra noi richiuso, che ha la grandezza di una maestosità funeraria, può essere scritto proprio su una lapide, finché il mar fu sopra noi richiuso. Ci vorrebbe del silenzio, come nelle opere liriche, dicevo ieri a Eugenio, quando finiscono delle opere tipo La Nona di Male, o Stravinsky scrivevano con termini italiani famosi in tutto il mondo, piano, pianissimo, niente. Stravinsky ha scritto niente. Niente non vuol dire che niente, è la musica che non suona, è un altro silenzio, è un silenzio musicale. Alla fine di questo canto Dante aveva inventato il niente, è l'unica volta mai accaduto nell'inferno dove non fa commenti. E questo canto, diciamo, alla fine necessiterebbe di qualche secondo di silenzio dopo il verso finché il mar fu sopra noi richiuso. Di cosa pecca ancora Ulisse? Ulisse, il canto di Ulisse è una bolgia immensa, la più nobile dell'inferno, dove ci sono tutte fiammelle che salgono, è uno spettacolo incommensurabilmente bello. E Dante, sì, perché Dante ha tratto il suo intelletto, vola, si sostituisce a Dio, quindi ha paura lui. Ma se non c'è un limite, gli esperimenti, i cloni, quando facciamo gli esperimenti sul DNA, ma se non c'è un limite, avete capito, questo è modernissimo, ma per tutti noi, e in più
il desiderio di gettarsi oltre la barriera e di andare nell'infinito, che appartiene a tutti noi, di avere la conoscenza, è un desiderio immenso, pone queste due altezze immense, Dante, e senti, non è che è un poema medievale, non si capisce il tempo, non si è avanti a noi milioni e milioni di anni. Questo è, se vuoi adesso, io ho detto fino a troppe parole, non c'è niente però che sia più prepotentemente bello e esemplificativo delle parole stesse. Prego, Eugenio, canto 26. Naturalmente ti ringrazio per avermi permesso di dividere insieme questo. No, momento. Io ho pensato una cosa mentre ti ascoltavo. No, stai lì, sei pronto a fare. Tu dici, prima hai detto, perché tu sei fatto così, fai divertire, dici adesso piano piano mi abbassa, prima al Quirinale, poi a Palazzo Chigi, poi mi fa rettore dell'università, poi... No! Tu devi fare il Papa! Io ho detto due parole così, perché abbiamo scelto questo? Perché ora ho un quaderno così che non mi aspettavo, bisogna dire due o tre cose perché sennò non si capisce magari bene, ma io vi posso assicurare, non per causa mia, ma soprattutto per chi l'ha scritto, ancora diciamo questa lingua così potente di Dante, vicina agli uomini e così immersa nel divino, ci può ancora dare un'indicazione di speranza, ma ce la può dare, ma forte, forte, forte. Allora, ecco, dico, lui parla all'inizio del famoso Go di Firenze, ce l'ha con Firenze perché ha incontrato nel girone precedente cinque ladri politici fiorentini, tutti ladri, e quindi dice, sei veramente grande, gli dice, guarda, per mare e per terra parti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande, è tutta piena di fiorentini l'inferno, e dice che trova i ladroni, e desidera la fine di Firenze, sebbene sulla sua città, un rinnovamento, diciamo una rottamazione, come diremo oggi, desidera un rinnovamento. Allora, e allora dopo un po' vado insomma a grandi linee, c'è un verso che vi devo dire perché dà il senso a tutto il canto. Quando lui vede la Bolgia, dove ci sono, diciamo, dove ci sono tutte specie di lucciole, come un contadino che vede i dannati, loro a cui Dio dà quello che noi abbiamo chiesto nella vita, essi a cui Dio ha dato il dono dell'intelletto maggiore, un dono, somigliamo a Dio noi per la ragione, per il libero arbitrio siamo come lui è una potenza volutamente illimitata, pensate che potenza che è Dio, sono onnipotente ma mi limito per, non può intervenire nelle nostre scelte. Allora, quando quell'ardore che è stata la fiamma dell'intelletto umano è stato travolto dal suo fine, l'intelletto travolto dal suo fine, che non siamo stati capaci di tenerlo. E allora questa fiamma, che nella vita li faceva diventare come Ulisse splendidi a tutti, nell'inferno la fiamma li nasconde, nascosti dalla luce, pensate alla bellezza, nascosti dalla luce, quella fiamma dell'intelletto che Dio gli ha donato, adesso li nasconde, sono là dentro nell'inferno, con una fiamma, come dire, guardate com'ero splendente io. E sono qua, nel fondo dell'inferno, nascosto, travolto dal mio fine. E dice Dante, quando li vede, allora mi dolsi, e ora mi ridoglio, mentre scrive, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, quelle lucciole che vengono su, sa già cos'è, e più lo ingegno affreno, il mio ingegno freno, che io non soglio, che io solitamente non faccio, perché qui sta scrivendo la commedia, sa di essere un genio, Dante ha sempre saputo di essere Dante, perché non corra che virtù non guidi, il mio ingegno non corra che, sembra Einstein quando ha detto la bomba atomica farà del bene, perché non corra, quando l'intelletto può distruggere, ora siamo in ogni momento, le guerre atomiche, le guerre di religione, in ogni momento sotto questo pericolo, che l'umanità finisca,
E allora virtù, questa parola, virtù non lo guidi, lo deve guidare il bene, l'interesse del bene comune. Questi sono versi non moderni, ma sono versi che appartengono al nostro cuore per sempre, che ce lo spappolano e dico, ma non l'avete sentite queste parole, semplici proprio nella nostra lingua. Allora dice, non vuole, perché non corra che virtù non lo guidi, sicché se stella buona o miglior cosa, vuol dire se le stelle, gli astri, o miglior cosa, oppure Dio, dice, mi ha dato il bene, o il mio talento, il mio studio, che io stesso non mi invidi, che io stesso non me ne privi. Cioè se lo uso troppo senza briglie, il talento usato senza briglie, che è quello che Ulisse di cui ci parlerà adesso, il canto d'Ulisse, questo è importante. Ecco, e dopo dice, fa una similitudine grandiosa che vede la Bolgia come un luccioletto enorme, ma chi è il poeta che mette, ci sono le mosche, le zanzare, le lucciole, ma voi non sapete, dentro a un poema, irraggiungibile di grandezza, nessuno l'aveva fatto. Allora, e poi dice, sta a vedere sopra, fa due esempi appunto, uno delle lucciole e uno dal libro di re della Bibbia, quando Elia e Eliseo, due profeti, si passarono le consegne l'uno all'altro ed Elia venne preso dal cielo con un carro e boom, la fiamma andava su. Dice, poi colui che si vendicò con gli orsi, che era Eliseo, appunto nella Bibbia, che con degli orsi si vendica con dei bambini, fa andare su. Allora lui vede due fiamme insieme, due fiamme con due corni, una fiamma cornuta, e Ulisse è interessato, dice, chi è quella? Dante è interessato, chi è quella fiamma? Ma voi immaginate Los Angeles dall'alto quando atterrete con l'aereo, quando atterrate con l'aereo, o Roma, o Napoli, tutte quelle lucine, milioni di lucine, milioni che fanno così, è uno spettacolo, solo la scenografia dell'inferno è uno dei più grandi spettacoli del mondo. Ecco, e dice, quando li vede, vede lui, dice, chi è quella fiamma divisa? Perché Ulisse sta insieme a Diomede, insomma, infatti è detto Ulisse Scelerum Inventor, proprio l'inventore di scelleratezze, hai capito? Ecco, ha usato l'ingegno per, insomma, per raggirare, ecco, per raggirare. E allora, che cosa fa vedere? Perché Ulisse era una guida fuorviante, se non ci fosse stato Virgilio, all'inizio Dante avrebbe voluto Ulisse, poi ha capito il terrore, non era la guida giusta, ci vuole una guida quando si va nell'infinito, quando si va dentro di noi profondamente. Ecco, e vede, e chiede di parlare, e dice, chi sono? E allora Virgilio gli dice che sono Ulisse e Diomede, però dice, ci parlerò io, tu stai zitto perché sono greci, e i greci non parlavano con gli altri, erano davvero i greci superbi. Quando dice la parola barbaro viene dal greco, perché barbaro era una specie di cacofonia che dicevano gli stranieri per i greci, chi sono questi è una lingua, non l'hanno mai voluto considerare, un grande popolo. Ecco, e quindi dice a loro, voi che siete due dentro di un fuoco, venite qua, dice, e ci raccontino, non vi muovete, ma l'un di voi dica, dice Virgilio, dove? Per lui, per tutto, a morire cissi. Dove? Per causa sua, perduto se n'è andato a morire, morircissi, se n'è andato. Ma non dice perso, perduto a due sensi, già c'è la parola, si è perduto, vuol dire anche l'anima, ti sei perso l'anima, ecco. Ulisse non si è smarrito, si è perduto, è pieno proprio di quella solitudine oceanica. E qui arriviamo al verso, tra poco ci sarà anche il verso che riguarda Eugenio, quando dice lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi marmorando, indi la cima poi lamenando come fosse la lingua che parlasse, gittò voci di fuori e disse quando mi dipartì da Circe. Però il verso finisce con quando, e questo quando, guardate, dilata l'orizzonte, guardate, c'è una grandezza in questo quando alla fine del verso che difficilmente se ne valuta la grandezza, è proprio questo quando, bisogna fare una pausa, quando mi dipartì da Circe, quel quando è il trampolino da cui Ulisse lancia la propria vita nell'ignoto e da lì prende la decisione e non si torna più indietro. Ognuno di noi nella vita c'è un quando, dove ognuno di noi capisce chi è. Adesso i corrotti, quando decidono sì, voglio i soldi, hanno deciso per l'eternità di essere dei ladri, lo hanno deciso per sempre, e quel quando è una parola, questo è quel quando, è un trampolino in cui lanciamo la nostra vita, e te lo ripenserai sempre, quando dissi di sì o dissi di no, è ognuno di noi, questa, quel quando, in più è anche una delle più grandi invenzioni ritmiche, guardate che poi sulla modernità del ritmo, ecco, beh, dice quando è, dice tutte, né dolcezza di figlio, né la pietà, come vi ho detto prima, niente riesce a fermarlo, e a parte per vincere il potere dentro me l'ardore che io ebbi a divenire del mondo esperto e delle vizi umane e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, il titolo di uno dei libri di Eugenio Scalfari, che è un titolo straordinario, e non a caso l'ha intitolato così, perché
citando questo verso, è l'uomo fin dove può arrivare nella lettura romantica, ma quel mammisime non ha detto mimisi per l'alto mare aperto. E qual è la mia parte? Mammisime per l'alto mare aperto, sapete che cosa fa? Si prende e si mette là, non è che prende se stesso fisicamente, no, quel mammisime comanda al suo destino. Comanda il suo destino, misi me, ma misi me, perché io sono qua, il mio destino è quello, mi misi, oh, mi misi. Lui sa già che lo porterà a morte questa cosa, però non ce la fa, vuole oltrepassare i limiti, quei limiti che Primo Levi, quando era nei lager, gli è servito questo verso, lo ha sconvolto. Andare al di là della barriera dei suoi torturatori, e pensate che è successo, una cosa incredibile, un poeta del 200, 700 anni dopo aver scritto dei versi, fanno esaltare un giovane ebreo italiano al di là dei suoi torturatori che lo volevano eliminare come uomo e distruggere come ebreo, e lo fanno andare al di là. Pensate alla grandezza che succede a volte con la poesia, quando dice considerate la vostra semenza come uno squillo di tromba che gli apre davanti, gli fa vedere che cosa è l'uomo, che cosa possiamo essere, dove possiamo arrivare, che siamo proprio divini, che c'è dentro di noi, c'è un destino immenso dentro ognuno di noi, siamo come degli scrigni che possediamo un segreto, un destino immenso che non appartiene a nessun altro, è solo nostro, la nostra storia non si ripeterà mai più per l'eternità, quella di ognuno di noi. Questo fa sentire Ulisse e fa sentire Primo Levi, e dice io sto qua, e li fa andare a pensare queste cose in lager, è una rivoluzione immensa, non sa che cosa fare. In quel momento però vola, se ne libera, riesce a sopravvivere, diventa più importante del pranzo. Allora dice, ma misi me, comanda il suo destino per l'alto mare aperto, e con una compagna picciola, no? Pochi compagni, dalla quale non fui diserto, prende alcuni suoi compagni quando finirono da Circe, che a Itaca erano anche un po' invecchiati, e si sente proprio... Siamo a Napoli, è giugno, un giorno particolare, se in questo incontro, del quale ringrazio ancora Eugenio in maniera particolare, c'è stato qualche scintilla di gioia o qualche un momento di gioia, vorrei raggruppare tutti insieme questi momenti di gioia e dedicarli a un caro amico Massimo Troisi. Grazie. Ecco. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra lì ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ven vergogna e tu in grande onranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato non c'altri t'agogna. E se già fosse non saria per tempo, così fossei da che pur esser dee, che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo e su per le scalee che n'avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me, e proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo pie senza la man non si spedia. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio, quando io drizzo la mente a ciò ch'io vidi, e più l'ingegno affreno ch'io non soglio, perché non corra che virtù non il guidi, sicché se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben ch'io stesso non m'invidi. Quante il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara, la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia è ara,
di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi, tosto che fui là vel fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi vide il carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che nol potea sì con gli occhi seguire, che il vedesse altro che una fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire. Tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sovra il ponte a veder surto, sicché s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza esser urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse: dentro dai fuochi son gli spirti, catun si fascia di quel che li è inceso. Maestro mio, risposi io, per udirti son io più certo, e già voleva dirti chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra, che par surger della pira dove Teocle col fratel fu miso. Ed elli a me là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come a lira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei romani il gentil seme. Piange visientro l'arte perché morta deida mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Se posson dentro da quelle faville parlar, diss'io, maestro, assai ten priego e ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che del disio ver lei mi piego. Ed elli a me: la tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, ch'io ho concetto ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi, poiché fuor greci forse del tuo detto. Come la fiamma fu venuta a quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, per l'alti versi che nel mondo scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando? Mi dipartì da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio nella pietà del vecchio padre nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta. Vincer potero dentro me l'ardore, ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna.
Io e i compagni eravamo vecchi e tardi. Quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando del lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor del marin suolo. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto della luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la prora ire in giù come altrui piacque. Infine